Grazie Presidente. Allora io innanzitutto ringrazio i proponenti di questa delibera e chiedo al segretariato se è possibile in questa fase sottoscriverla. Se fosse possibile vorrei sottoscriverla. Io conoscevo l'IPA e le sue vicende marginalmente. Quindi ringrazio anche il consigliere Figliomeni per tutti gli argomenti che oggi ha portato alla nostra attenzione. Credo che noi, nell'esercizio delle nostre funzioni, siamo anche chiamati a delle scelte anche di natura etica, non solo politica. E questa è una scelta, secondo me, di natura sia etica che politica. Molti di questi argomenti, è vero, sono stati affrontati in Commissione Trasparenza, lo dico perché è stato citato, io non appartengo a questa commissione, però è stato citato anche il fatto che gli accessi agli atti e alla trasparenza, molte di queste risposte non sono state date e molti degli argomenti che sono stati sollevati con gli ordini del giorno hanno dei rilievi un po' inquietanti. Quindi io credo che sia nostro dovere, ma anche nostro diritto, approfondire questa tematica con una commissione specifica e credo che sia anche nel rispetto della nostra dignità ed anche nel rispetto della dignità dei lavoratori del Comune di Roma, del Comune di Fiumicino e di Ama. Io voglio specificare che sto facendo questa dichiarazione non a nome del mio gruppo, ma a livello personale ed invito calorosamente i miei colleghi a fare una profonda riflessione ed a verificare ed a valutare cosa sia la cosa più giusta da fare in questo momento su questo argomento. Credo che siamo tutti chiamati a un momento di responsabilità. Io mi sento tranquilla perché sono tranquilla delle mie azioni, non posso parlare per quelle degli altri, ma mi sento tranquilla perché so che Scusa, se c'è c'era una cosa importante. Attenzione al microfono, consigliera Grandi. So che se c'è. Scusate, non ho chiuso. Presidente, me lo può chiudere? Mannaggia. So che se c'è un argomento da approfondire, è giusto che questo venga fatto per la tranquillità di tutti. E sono anche fiduciosa nel buon operato di questa amministrazione ed essendo fiduciosa nel buon operato di questa amministrazione, non parlo per le precedenti, poi potrei anche essere smentita ovviamente, però mi domando quale sia la remora nel voler nell'istituzione appunto di questa commissione. E chiedo cortesemente di farmi sapere anche in chat se è possibile sottoscrivere questa delibera. Grazie Presidente.